prossimità, incontro e dialogo sono le parole chiave che riassumono il senso del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. C'è una sorta di rivoluzione copernicana della comunicazione in questo testo, dove al centro non c'è il messaggio, ma ci sono le persone che comunicano. Il Papa si rivolge direttamente alle persone. In questo c'è anche la autenticità del fare comunicazione. Nel Magistero di Papa Francesco una rivoluzione l'ha compiuta, che è quella proprio di aver sconfitto quella che il teologo francese Louis Bouyer chiamava la nausea delle parole. Ha sconfitto la concezione di una parola che possa essere un'arma nei confronti del fratello. La cultura della comunicazione non può convivere con la cultura dello scarto. I media possono aiutarci ad avvertire il senso di solidarietà e il desiderio di lottare per i diritti umani, risvegliando in noi anche la consapevolezza contro la logica dello scarto. La comunicazione diviene ministero della misericordia solo quando la parola si fa ponte, si fa pontefice, si fa dialogo, si fa prossimità, solo quando quindi è impastata della sapienza del vivere e della sapienza della vita. La comunicazione, come abbiamo visto, è al centro, è al cuore della visione bergogliana della vita e della Chiesa. Mi piace definire la comunicazione come prossimità. Questo lo aveva già detto in un messaggio del 2002 a Buenos Aires e aveva indicato come modello, che appare abbastanza inusuale per un giornalista, che è quello del buon samaritano. Questo per ribadire come la comunicazione deve farsi prossima, deve essere vicino, deve anche essere pronta all'ascolto. Infatti fa una differenza su questo: un conto è udire, un conto è ricevere dell'informazione e un conto è ascoltare. L'ascoltare implica anche una condivisione ed è in questo senso esattamente che il Papa vuole indicare che la comunicazione possa essere una ricchezza sociale. Il documento contiene tre messaggi in sostanza. Uno è generale, che è rivolto ai popoli e alle nazioni perché siano evitati linguaggi di odio e di risentimento. Un altro alla politica e alle istituzioni e a chi fa comunicazione perché non si alimentino la paura, l'odio e la sfiducia. E un terzo alla Chiesa e al mondo cattolico che operano sulla piazza digitale perché eviti la presunzione, la polarizzazione e la divisione.